Antonio Di Gregorio, ciao caro. Ciao, ciao ragazzi, Anto. Buona serata. Tutto bene? Bella questa cosa della storia con i libri. Lascia stare, lascia stare. Vedevo che mi ha incasinato tutta la testa, ragazzi. Il mio ordine. Tutta testa. Lui è preciso, no? Le mette in pila. Sentivo sborbottare, si dice così dietro le spalle. Da lui, sborbottare. Allora, Antonio Di Gregorio, live a Valvola per parlare di libri. Dunque, cominciamo con le classifiche. No, aspetta, prima di cominciare con le classifiche, una cosa. Ah, sì, ah, già, è vero. Tra due giorni verrà assegnato il premio Nobel per la letteratura. E io non so chi andrà veramente. A dire il vero, il premio Nobel per me è sempre una scoperta, nel senso che scopro sempre dopo l'autore, perché prima di quel premio io non l'ho mai letto. Quindi poi accade che a volte lo leggo, a volte... Quindi dopo domani, giovedì, il Nobel per la letteratura. Esatto, ma quest'anno sono due, perché l'anno scorso non era stato assegnato per i vari casini che erano successi in Svezia, per le polemiche, corruzione, le dimissioni dei giurati. Quindi a tutt'oggi l'ultimo Nobel per la letteratura è ancora 2017. Bob Dylan? No, è Sicuro. Ah, è Sicuro, è Sicuro, 2016 addirittura Bob Dylan. Dylan 2016, quindi... c'è grande attesa, dopodomani il Nobel, due Nobel due per Nobel, la letteratura. 18 e 19. Okay, andiamo con le classifiche. Vai. Classifiche che non cambiano moltissimo rispetto a quella della settimana scorsa, quindi il podio è più o meno, comunque le posizioni sono più o meno quelle, ma la cosa divertente che a me è piaciuta tantissimo, perché il libro è uscito settimana scorsa, quindi ve lo volevo portare anche come novità, ma ho detto aspetto settimana prossima, e allora è arrivato subito in testa. Cioè, appena uscito, neanche in testa, scusatemi, secondo, perché se la gioca con la Dell'Ellis, no? Sapete che ormai la Dell'Ellis è diventata un caso editoriale. Leoni di Sicilia, giusto? No. La Dell'Ellis è Le corna stanno bene su tutto. Ah, no, sì, tranne sì. Ok. No, scusa. No, Leoni di Sicilia sono è tutto Stefania Auci. Auci, ok. No, perché c'è Martina che lo sta leggendo. No. Cosa? Che Stefania Auci Sicilia, è ancora... Se ti vedo proprio sul pezzo. No, perché stavo facendo la storia. Ed è molto più complicato di quello che pensavo. Ok, dai, ce la puoi fare. Vai, allora, tranquilla, noi continuiamo. No, ma è bello che fa la storia proponendo dei libri dei quali parlerò nel prossimo intervento. Vabbè, ma poi dol via, mica sua. Sta solo preparando, sta preparando. Non preoccupare. Ho capito, ragazzi, ognuno a casa propria. Sì. Va bene, comunque dicevo, Stefania Auci è rimasta sul podio. Okay. Si sono spostate un po' di posizioni verso il basso. Stefania Auci rimane lì ed è probabilmente il libro di letteratura, come dicono quelli fighi, più venduto quest'anno. Ok. Però invece il libro più venduto vero rimane ancora quello dell'Ellis, appunto, Le corna stanno bene su tutto, che è diventato un caso editoriale. Però solo una può intaccare la sua vendita, ed è la signora Sveva Casati Modignani, che è arrivata con il nuovo libro che si intitola Segreti e ipocrisie. Sono le stesse protagoniste di già qualche storia che ha scritto lei. Sono quattro amiche che si incontrano tutti i giovedì al ristorante e si dicono le loro cose. Di più e niente di meno. Storia di vita quotidiana, e parlano di, appunto, amicizia, famiglia, mariti, genitori, case. Allora, a quattro amiche al bar, insomma. In questo caso sono al ristorante. Va bene, quindi Sveva Casati Modignani è arrivata al secondo posto, quindi appena sotto. Chi è l'editore? Sperling e Kupfer, di consueto, per Sveva Casati Modignani. Perfetto. L'altra novità in classifica è Ildefonso Falcones, Il pittore di anime. Questo libro, che è edito come di solito i suoi da Longanesi, racconta della Barcellona degli inizi del Novecento, quindi il casino che c'era a Barcellona quando stava arrivando tutto il movimento, che poi ci ricordiamo tutti all'inizio, cioè noi no perché siamo abbastanza giovani da non potercelo ricordare realmente, ma il Novecento è stato un gran fermento, no? All'inizio del Novecento stava succedendo di tutto in tutta Europa, quindi con i fascismi che stavano arrivando, la prima guerra mondiale che sarebbe scoppiata di lì a poco, e in tutta Europa tranne che a Barcellona c'era un gran casino. A Barcellona il gran casino era soprattutto artistico, e lui parla quindi di tutto quello che stava succedendo a Barcellona. Parliamo di Gaudí, Miró, questa gente qui che si trova lì. Quindi diciamo un romanzo, quindi una storia inventata, però su uno sfondo reale, legato all'arte, al fermento artistico dell'inizio del Novecento a Barcellona. Okay. Quindi Ildefonso Falcones, Il pittore di anime, Longanesi.
Le novità della settimana, nuovo, Edoardo Nesi, appena uscito alla fine della settimana scorsa, quindi per forza di cose probabilmente settimana prossima ancora in classifica non lo troveremo, ma probabilmente tra due sì. E Edoardo Nesi, La mia ombra è tua, La nave di Teseo. Perché faccio tutto questo pistolotto, come dici tu, su Edoardo Nesi? Perché Edoardo Nesi è considerato uno tra gli scrittori della sua generazione italiana con la voce, con la più alta voce in capitolo. Okay. Aveva vinto il premio Strega nel 2011 con Storia della mia gente. Sì, ricordo. Ed è stato il traduttore di Infinite Jest di Forster Wallace. Sì. Quindi capisci tomo, che certo. Quando qualcuno fa queste cose, allora sì, lo prendo in considerazione. La storia è una storia che inizia nel 1979, è una storia d'amore tra due persone che crescono e attraversano questi 40 anni di vita in Italia, ed è un focus sull'Italia di oggi. Quindi come eravamo, come siamo diventati, chi siamo, dove andiamo, ce lo stiamo dicendo spesso ultimamente, però è un'analisi di da dove siamo partiti e dove siamo e che cosa vogliamo diventare. Mi dicevi che sta andando molto forte, tra l'altro, a livello sì, di vendite. Sì, esattamente, come dicevamo, meno di una settimana, già due ristampe, 20.000 copie vendute. Che quindi, è tanta roba per esattamente, il mercato italiano. Quindi sicuramente in classifica, se non proprio settimana prossima, ma tra due di certo. Okay. Quindi Edoardo Nesi, La mia ombra è tua, La nave di Teseo, first okay. news. Allora, seconda novità, no, io gioco questa. Seconda novità, Simonetta Agnello Orbi e Mimmo Cuticchio, Siamo Palermo. Qua ci tengo in particolar modo, non perché io sia palermitano, lo sapete, al contrario sono di Catania, o meglio, differentemente sono di Catania, ma loro due parlano di una Palermo che è difficile ma anche, bellissima. Siamo Palermo vuol dire tutti noi palermitani siamo Palermo, non solo coloro che fanno del male, non solo coloro che ci identificano nel mondo, e quindi la parte che è numericamente inferiore ma rumorosamente maggiore. Quindi tutti noi siamo Palermo, la Palermo è fatta di cose belle e di cose brutte, ma le cose belle sono tantissime. Quindi è un è un saggio, un saggio una narrazione tra tutti e due, tra appunto la signora Agnello Orbi e Cuticchio e Mimmo Cuticchio, una narrazione che è un po' saggio, un po' racconto di tutto ciò che Palermo è. Infatti il titolo è Siamo Palermo ed è pubblicato da Strade Blu di Mondadori. Ok. E ovviamente il gancio è la signora Orbi, il signor Orbi. Sì, anche se non sono parenti, non mi risulta. Non credo, neanche lontanamente, credo che lei abbia semplicemente sposato un uomo che si chiama Orbi, anche lui di cognome, sì. non credo siano parenti veramente, però farò una ricerca e magari settimana prossima ve lo dico. E il signor Orbi è tornato con un libro, un piccolo romanzo, sono 150 pagine neanche, sì, 145 pagine, che si intitola Lo Stato dell'Unione. Lo Stato dell'Unione, scena da un matrimonio, è il sottotitolo. Lo Stato dell'Unione, tu sai che c'è un periodo in cui nella politica anglosassone si fa il punto della situazione del mandato. Certo. Quello certo. Si chiama lo Stato dell'Unione. È il discorso sullo Stato dell'Unione, c'è cioè ogni anno, credo verso gennaio-febbraio, negli Stati Uniti per esempio, il presidente fa il discorso davanti al Congresso riunito. Sì, in questo caso si tratta di una vita di coppia. Ah, ok, quindi sono si fa il punto della esattamente, due persone che sono insieme da una vita. Lui è uno squattrinato critico musicale, tanto per cambiare, tanto per cambiare. Nick Corby non parla mai di musica nei suoi libri. E lei è invece una donna un po' leggera negli ultimi tempi, allora dicono, allora facciamo una roba, cerchiamo di ricostruire il nostro rapporto, andiamo dalla, come si dice, dalla consulente di coppia. Okay. Peccato che per far questa cosa loro vadano tutte le settimane, prima di andare alla consulente di coppia, al pub per parlarne, uno con una pinta di birra, l'altra con un bicchiere di vino, e praticamente il libro è i loro dialoghi ogni martedì al pub. Prima di andare dalla consulente. E infatti alla fine una riflessione che ti fa fare è: non spendete i soldi. No, sto scherzando ovviamente, poi è una cosa che ti viene da dire, nel senso che loro si preparano l'incontro e quindi alla fine gli incontri fatti come li fanno loro servono a poco, perché tanto se li concordano prima, certo. E infatti arrivano dalla consulente e non c'è mai sangue, come direbbe Tarantino. Sì, perché quello vero è quello che fanno prima al pub, insomma, quello veramente psicologico. Sì, sì, perché loro decidono prima cosa dire dopo, quindi è pressoché inutile. Per come scrive, per l'ironia che ha, diciamo che un libro di Nick Corby va letto a prescindere. Infatti, io tra l'altro ti ringrazio perché nelle ultime settimane ho letto Tutta un'altra musica, sì. Un libro di cui avevi parlato a inizio estate, che è un libro di qualche anno
fa, da cui ha fatto un film, Juliet Naked, che è fantastico. Io ve lo consiglio. Se ne avevamo parlato perché stava uscendo il film in Italia. Fantastico. Se volete, oltre al nuovo Lo Stato dell'Unione, anche tutta un'altra musica. Nicole Vabbè, io, è sempre io fantastico. Come, visto che tu fai così, ti dico: lui è uno dei miei scrittori in assoluto preferiti. E lui, ogni volta che esce, io lo prendo a voce ferma. E io ho sempre quella filosofia, no? Che non smetto di comprare un autore quando mi tradisce. Non mi ha ancora tradito. Quindi Nick Corby, Lo Stato dell'Unione, scene da un matrimonio, Wanda come al suo solito. Bene. Antonio Di Gregorio, caro, i consigli della settimana. Allora, consigli della settimana. Sono molto contento di tornare sui libri sullo sport. In particolare farò un focus su una casa editrice questa settimana, perché qualsiasi libro che esce pubblicato da loro è sinonimo di qualità, è sinonimo di uno scritto bello. E in questo caso stiamo parlando della casa editrice 66 & 2nd, che non scrive, cioè non pubblica ovviamente solo storie di sport, ma molte storie di sport che loro pubblicano sono veramente belle. Okay. Ne ho portati tre ad esempio. Il primo è Muhammad Ali, la vita di Jonathan Haig, ed è, come potete notare dal tomo, ce n'è da dire su Muhammad, ovviamente, su quello che una volta si chiamava Cassius Clay, scusami Martina, grazie. Poi Marco Pastonesi, Coppi Ultimo, visto che l'anno scorso, quest'anno Coppi è stato festeggiato anche addirittura dal Giro d'Italia, è stato dedicato a lui il Giro d'Italia, e appunto il signor Marco Pastonesi ne dedica un libro, ma quello sul quale io mi soffermerò è quello che si intitola Suite 200, scritto da Giorgio Terruzzi, ed è praticamente l'ultima notte di Ayrton Senna. Suite 200 esattamente è la camera nella quale lui ha dormito l'ultima notte nell'albergo di Imola, l'albergo il Castello, se non ricordo male. Cavoli. Non voglio fare pubblicità, però se non ricordo male questo è sui 200 la sua camera, quindi verosimilmente tutto quello che potrebbe essere accaduto la notte prima di quell'evento. Stiamo parlando poi tutti e tre di tre autori notevoli, Giorgio Terruzzi, autori grande... e campioni, ovviamente. No? E ci sono un sacco di libri pubblicati da questa casa editrice su questi argomenti. Argomenti che sono non lo sport visto come al solito, ma lo sport visto come si sta facendo nell'ultimo periodo con la nuova tendenza, che è un po' quella di sport sì, campione sì, ma perché un campione ha dei risultati, qual è la logica che lo porta ad avere quei risultati, e tutto poi, come dicevamo qualche settimana fa, nasce dal successone megagalattico che ebbe Open di Agassi. Sì. Questo di Giorgio Terruzzi ve l'ho citato per ultimo anche perché anche lui sarà presente, come tutti gli anni ormai da qualche anno a questa parte, a una manifestazione che inizierà proprio domani pomeriggio e sera, fino a domenica pomeriggio e sera, che si intitola Overtime Festival, che è a Macerata ed è il festival del racconto e dell'etica sportiva. Okay. Quindi ogni giorno, dalla mattina alla sera, ci sono appuntamenti con... libri, incontri con gli studenti a Macerata, tra gli studenti delle scuole primarie, secondarie, università, eccetera. Poi sapete che Macerata c'è l'università molto importante. Vero. E tra gli ospiti, io ne cito solo qualcuno, quelli che mi ricordo a memoria, perché ce ne sono veramente tantissimi. Hai fatto prima l'elenco, ragazzi, è una roba pazzesca. C'è di tutto: sportivi, giornalisti, volti televisivi, che sono anche giornalisti, ma insomma sono più che altro opinionisti, eccetera. Quindi, esattamente, praticamente c'è Bergamasco, c'è Pecci, ci sarà Graziani, ci sarà l'avvocato, che io non Federico Buffa. Federico Buffa, ci numero sarà uno. Caressa, ci sarà un sacco di gente, ragazzi. Quindi vi dico, da domani a domenica, se potete, prendetevi uno spazio e andate a vedere qualcuno degli incontri. E ovviamente c'è il sito overtimefestival.it, ci sono i blog, eccetera, eccetera. Andate a vederlo perché c'è un programma incredibile. Io sarò lì. Il collegamento ci doveva essere. Sarò lì giovedì mattina e presenterò questo libro. Che mi è piaciuto un sacco ed è un po' come quelli che vi ho parlato, ma è pubblicato da Best Burr e si intitola Abbiamo toccato le stelle, di Riccardo Gazzaniga. Io lo guardo il titolo, il nome dell'autore, perché io dico sempre Cazzaniga, perché è molto più simile al lombardo Cazzaniga, invece lui è di Genova e quindi Gazzaniga. Di cosa si occupa? Lui è un poliziotto. E un poliziotto che scrive di sport in maniera, come abbiamo appena detto, gli sportivi, quelli che secondo lui sono gli sportivi veri. In questo libro racconta un po' di storie
legate allo sport e alla vittoria dello sport. Una di quelle che mi sono rimaste più impresse, che lo dico sorridendo perché mi ha emozionato molto, tra in questo libro c'è contenuta anche questa storia, non so se ti ricordi, gli europei vinti dalla Danimarca. Oh, come no, richiamata all'ultimo momento perché non era neanche tra le 16 dell'epoca, perché c'era la guerra nella ex Jugoslavia, quindi la Jugoslavia non partecipò a quell'europeo, Danimarca erano tutti in vacanza, richiamati, arrivano e vincono. E ci sono due o tre particolarità di quella squadra. Una che per esempio Michael Laudrup, che era la loro star, sì, rifiutò di andare. Sì. Brian Laudrup, che era il fratello non cagato mai di Michael, sì, Laudrup, diventò la stella di quella squadra. È vero. Poi ci sono altre due cose legate a questa cosa. Uno degli autori del gol che li fece andare in finale, anzi l'autore del gol che li fece andare a finale, non voleva andare a giocare quella partita perché aveva la sua figlia che stava male a casa. Ah, okay. E lui non voleva andarla a giocare quella partita. La figlia gli disse: no, papà, vai e vinci anche per me. Wow. E lui andò e segnò il gol che li portò in finale. Quindi fighissimo questa cosa. Il portiere era il Schmeichel. Esatto. Ha una storia molto particolare. Il figlio è diventato portiere anche, sì, lui. Vero, come no? Ok. Sì. Però non ha mai giocato in, non ha mai avuto sto grandissimo successo finché Ranieri, era Ranieri, giusto? Sì, nell'Ester. Non gli ha fatto vincere lo scudetto della Premier League in Inghilterra con l'Leicester. Quindi tutte storie legate a questa squadra che vinse questa, un po' particolari. Ovviamente poi la figlia di quel giocatore dopo qualche settimana morì, però è bellissimo il ricordo di questa cosa. Certo. Questa è una delle storie. Un'altra delle storie è quella di Mohamed Ali di Rumble in the Jungle. Poi c'è la storia dei due velocisti statunitensi che alzarono il pugno a Città del Messico. A Città, sì, del Messico. Ma la cosa più bella è come mai io non la sapevo finché non l'ho letta da Gazzaniga, perché hanno alzato uno il destro e l'altro il sinistro? Perché uno dei due si è dimenticato i guanti in camera e quindi ne hanno preso una testa. E poi tutti sanno la storia, la loro storia, perché loro hanno fatto questa cosa, perché volevano lottare per i diritti degli sportivi neri, che sì, tutti idolatrati durante le gare, ma poi tornavano a casa negli Stati Uniti e il razzismo li subissava. Certo. Ed è particolare questa cosa, ma la cosa più particolare è alla fine e non ve la racconto. Allora, giovedì mattina per la presentazione, non perdetevi l'Overtime Festival da domani a domenica a Macerata. Dedicato alla scrittura sportiva, con un sacco di personaggi, atleti, giornalisti e quant'altro, e anche il nostro Antonio Di Gregorio. Io sarò con Gazzaniga giovedì mattina alle 10 al Teatro della Filarmonica. Antonio Di Gregorio, grazie caro. Grazie a voi. Grazie.